è cominciato il percorso che porterà alla celebrazione nel 2016 di Giovanni Paisiello, nel 200° anno dalla sua scomparsa. Un compositore la cui fama e la cui vasta produzione di circa 100 opere raggiunse le corti di tutta Europa. Paisiello fu compositore classicista in un periodo che seguì il barocco precedendo il romanticismo. Tarantino, ma di adozione napoletana, da quando nel 1754 venne a studiare al Conservatorio di Sant'Onofrio, sotto lo sguardo di Francesco Durante, diventando presto assistente maestro. Paisiello fu un artista complesso e fecondo, che potrà svelare di sé ancora molte pagine di musica, ma anche di critica, nei confronti dei compositori coevi, come dimostra la lettura dei suoi manoscritti raccolti nella biblioteca dei Gerolamini. Oggi a Palazzo San Giacomo, per iniziativa del Comune di Napoli, si è insediato il Comitato per le Celebrazioni, che dovrà coordinare la pianificazione e l'organizzazione delle manifestazioni. Le prime adesioni hanno già coinvolto le principali istituzioni e gli studiosi, con l'obiettivo di allargarsi ed aggregare altre istituzioni e personalità per una dimensione sempre più internazionale.